La mattina seguente lo squillo del telefono svegliò Dan. Era il suo capo. Nellitzen e Dan si erano presentati quella mattina in redazione e lui era leggermente... adirato. Non tollererò più un'assenza intesa, signor Murray. No, non capisce. Se il servizio sui premi di ieri sera non arriva in tempo per rientrare nel domenicale, lei e la signorina Allaire sarete nei guai. Lo capisce, signor Murray? Avrete... grossi problemi, finì dicendo. Con riluttanza, Dan tornò alla villa FitzRandolph. Il buon Edgar gli disse che Liz era stata vista entrare nel magazzino, luogo in cui evidentemente non c'era più. Scoprire cos'era stato della sua amata collega non sarebbe stato facile. Chi collega è collega? Los Angeles Stadium, venerdì sera. Manny Brown, Rico Sandretti. Questa è l'unica cosa che mi importa. È della pazza. Non è che stia a guardare quello che indossa. Spero di non trovare dell'altra roba sua in giro. Bah, e a me cosa importa? MKO Finocchi. Pare che Willy abbia dei nemici. In confezioni da 8. Mezzo stipendio che sono di Octopus Haring. Non lo suona mai in pubblico. Il laboratorio di quel rompiscatole robotico. E questo cos'è? Un artiglio del Chupacabras. Pensavo fossero naturali. Niente da fare, così non viene via. Era nel bagagliaio. La tengo sempre in macchina. In qualsiasi macchina. Ma dai, è l'estrattore di anime di quello sfigato di morte. Ah sì, era alla festa con un singhiozzo assurdo, ballando da solo e... che vitaccia... Perché no? So che non ha molta logica, ma quando ho modo di usare una mazza... Ah, con un po' di buona volontà forse potrei, ma... dietro a un nodo enorme. Non so cosa mi serva, ma quando si nasce in un quartiere come il mio, non è questa la domanda. Oggi il servizio di traghettamento è sospeso. Si riferisce a quelli che traghettano per raggiungere gli studi. Chiuso. Ehi, lì dentro! Eo! Beh, chi ci vuole entrare?
Toby? Io, bello, ho un compito per te. Bravo, Toby, bravo. Oh, è piuttosto profondo. Eo, pazza! Esci o ti tiro fuori io? Boh. Se è lì, mi toccherà tirarla fuori. Resisterà se la leggo? Albert lì dentro. Nel sarcofago? Esatto. Guadagneremo tempo. Adesso usciamo di qui. Oh. Se ci provate siete fritti. I suoi trucchi di invisibilità non attaccano con me, uomo immateriale. Lei e la bella signorina Allaire verrete scortati dai miei aiutanti nelle vostre nuove stanze. Io mi scorto da sola. Cloroformio! So chi sei. Pensi di essere migliore di un... frigo... Ora che sapeva cos'era successo a Leeds, Dan l'avrebbe trovata solo seguendo le tracce di Big Albert. Il sarcofago, disse Edgar, l'hanno portato al Tempio dell'Illusione Eterna. Ora sì che siamo in un bel casino, rispose Dan. Il Tempio dell'Illusione Eterna. Centro operativo dell'illusionista nota come Somma Sacerdotessa Krom-Ha. Era assolutamente inespugnabile. Qualsiasi cosa entrasse veniva sorvegliata e analizzata da uno scanner che individuava qualsiasi segnale di attività cerebrale e il suo interno era seminato di trappole mortali che nessuno sarebbe mai riuscito a eludere. La partita era sempre più dura, ma Dan era arrivato troppo lontano e come se non bastasse, i suoi sentimenti per Liz si facevano sempre più intensi. Quella tarata... Per colpa sua sono di nuovo alle corde. Se dovesse aver perso i biglietti... Eo, Kaidanovsky. Indietro, dannato terrestre. O ti polverizzo con il mio laser ipergalattico. Tu ci sei o ci fai? Che tipo... Ma non mi chiamare per cognome. Per gli amici sono Edgar. Grandioso. In tutto ciò, hai scoperto qualcosa sulla nostra amica comune? Comune? Ti sbagli, ma dimmi. Perché sei vestito come un idiota? Sono il nuovo Vulcan Flash. Buon per te. Chi è questo idiota? Non fingere. Tutti sanno chi è Vulcan Flash. Io non sono tutti. Beh, tranne che ad Amundsen. Lì si chiama Videgeist Gimenez. Hanno censurato il nome originale perché se cambi la V con la H, la U con la J, la F con la O, la K con la M e lo dici al contrario, viene fuori una parolaccia di quelle brutte. Chi ti ha convinto a vestirti da idiota? Indovina, la nostra amica Liz. Forte il graffito. Il signor Fitz Randolph non è d'accordo. Per questo mi tocca punirlo. Willy è da queste parti? Era nella villa, ma ha chiesto che gli preparassero il dirigibile. Magari è lì. MKO Finocchi. Come mai? Per via del nuovo trend della MKO. Fitz Randolph vuole abbandonare il terrore e dedicarsi al cinema familiare. Cinema familiare? Non mi interessa, ma continua. Sì, commedie romantiche, film per bambini, addirittura musical. La storia del cinema per famiglie continua a non interessarmi, continua. Il problema è che non tutti i mostri attori sono d'accordo con questa nuova tendenza e intendono boicottarla. In parte li capisco. Impronti un'intera carriera sul far paura alla gente
e poi ti costringono ad essere un mostro alle elementari. Mezzo stipendio che è un graffito di Octopus Haring. Di sicuro. Sai che ad Amundsen è vietato mettersi dei polipi nei calzini, pena lo schiaffeggiamento. Grandioso. L'argomento mi ha stancato, cambiamo. Perciò hanno portato via il sarcofago. Dove avevano portato il sarcofago? Al Tempio dell'Illusione Eterna. La storia è che il tempio è inespugnabile. Lo so. Nessuno ci è mai entrato se non per gli spettacoli che Chrome A fa tutti i martedì. Ma il bello è che il pubblico non sa come si entra. Sono fuori a fare la fila e all'improvviso, voilà, si ritrovano tutti dentro, comodamente seduti nei loro posti. Che giorno è oggi? Sabato. Bah! Cos'è in realtà il tempio? Un tempio? Stai attento, Edgar. Che tipo? È una piramide che Chrome ha fatto portare pietra su pietra dall'Egitto. Ne ho abbastanza del tempio per adesso. Ea, Ellis. Ea, Dan. Ah, finalmente l'hanno aperta. Ti aiuterò a costruirla, montarla, assemblarla, percuoterla. Scientificamente impossibile. Tanto morirò comunque. Moralmente riprovevole. Ma la poesia, la bellezza, la purezza, l'armonia? Economicamente inattuabile. Allora entro in una di queste. È fuori discussione. Non entri, poeta. Non ci entri, non ci entri, poeta, non ci entri. Occhio, amico. Non lo stia a sentire. Entri, forza. Eo, Dan Murray. In persona. E tu, mezzo palmo? Che tipo? Professor Mosca per servirti. Bene. E a quel tarato cosa gli prende? Al poeta? Vuole che gli costruisca una cabina per il teletrasporto su misura. Tele che? Oh, un neofita. Ti faccio vedere subito. Due cabine. Il temerario volontario si introduce in una di esse. E appare nell'altra all'istante. Interessante. Dan capì subito il gran potenziale che quella magnifica invenzione poteva avere in relazione ai suoi piani. E così lo fece sapere al professor Mosca. Ma non è male. Hai un volontario, mezzo palmo? Oltre alla papera, intendo. Magari. Il poeta sarebbe disponibile, ma è fuori discussione. Adesso ce l'hai. Al lavoro. Questo sarebbe moralmente riprovevole. Il teletrasporto è in fase Z. È aleatoriamente letale. Letalmente aleatorio. Soprattutto per il fegato. Pertanto, accetto solo volontari che soddisfino tre requisiti. Uno, disse Mosca, deve essere completamente prescindibile per la società. Due, la sua speranza di vita deve essere inferiore a un anno, 2 mesi, 9 giorni e 37 minuti. Tre, devono superare il mio test psicologico al fine di accreditare un crollo morale d'alto livello. Avanti col test del crollo morale. Quanto scommetti che batto il record? Cominciamo. Sono 4 macchie da niente. Qui cosa vedi? Lascio stare il test. Torna su, mezzo palmo. Che tipo? Non bisogna lasciare cose per terra.
Murray, occhio a dove metti i piedi. Non calpestare la mia macchina fotografica. Certo che penso proprio a tutto. Stammi bene a sentire. Io sarò il volontario di... Eh? Mi stai bruciando la mano? Dolore. Il dolore ispira. Un verso nuovo, nuovo. Un verso. Un inferno di sole brucia il mio corpo. Sicuro, astuto, distorto. Ti spacco la faccia. Non mi costa nulla. No, è superato. Non mi ispira nuovi dolori per nuovi versi. Dammi novità. D'accordo, tu stai fermo lì. Vedrai. Ho qualcosa che potrebbe servirti di ispirazione. Novità, novità, dammi novità. Avanti, estraiti l'anima. Vediamo se fa male. Qualche verso? Mi ispira. Mi arriva, si accosta, si avvicina. Condividilo. E pretendi che non faccia male? Sono rimasto senza molare. Che versi, amico, che versi. Amico, grazie, grazie, amico. Charango. Questo è un kit provoca sbornia. Anche se la saliera a forma di cactus è simpatica. Ho qualcosa che potrebbe servirti di ispirazione. Novità, novità. Dammi novità. Sale e limone. Qualche verso? Mi ispira. Mi arriva, si accosta, si avvicina. Condividilo. Come zombie famelico, il mio occhio sinistro mi divora il cervello. Che versi, amico, che versi. Amico, grazie, grazie, amico. Adesso gli faccio vedere io. Qualche verso? Mi ispira. Mi arriva, si accosta, si avvicina. Condividilo. Il mio udito, da mille api mortifere ferito, esplode con brio. Che versi, amico, che versi. Amico, grazie, grazie, amico. Scendo subito. Tutto bene? È l'ora del test. Sono quattro macchie da niente. Qui cosa vedi? Un inferno di sole brucia il mio corpo. Sicuro, astuto, distorto. Ottima risposta. Forza, te ne restano solo tre. Qui cosa vedi?
Il mio udito, da mille api mortifere ferito, esplode con brio. Ottima risposta. Te ne rimangono ancora due. Qui cosa vedi? Come zombie famelico, il mio occhio sinistro mi divora il cervello. Ottima risposta. Vediamo come te la cavi con l'ultima. Qui cosa vedi? E vuoi che non faccia male? Sono rimasto senza molare. Ottima risposta e complimenti. Disse Mosca, sei così assolutamente, moralmente crollato che hai appena superato il test. Ma non cantare vittoria, che ti boccio di nuovo. Torna su, che in alto fai una figura migliore. Se faccio a pezzi l'auto della moglie del mister e glielo faccio sapere, mi licenzierà in tronco. Ma Mosca mi accetterà come volontario. E sarò più vicino a ritrovare Liz e al servizio di cui ho bisogno affinché non mi licenzino. Cosa che a quel punto non mi servirà un bel niente, perciò... A sinistra. Mando al diavolo tutto, faccio la faccia tosta, mi invento un servizio e mi tengo il lavoro. Non sarebbe poi la prima volta. A destra. Mi faccio licenziare e mi metto a cercare una figlia di papà, tarata... insopportabile. Los Angeles Stadium, venerdì sera. Manny Brown, Rico Sandretti. È questo l'importante. Forse... non so... ho esagerato un po'. Boh! Per caso sembro un fotografo di... un momento... Ehi, giovanotto! Murray! Abbiamo qualche modulo di fucilamento? No, signore. Mi porti una lettera di licenziamento? Allora, che mi dici adesso? È insolitamente impensabile. Impensabilmente insolito. Dan Murray è socialmente prescindibile, disse Mosca. Sarà caduta a Toby. Quel genere di mascotte ha vita breve. Tutto bene? Torna su, mezzo palmo. Ordinata quasi quanto la mia scrivania del Quill. Ex scrivania. Un po' troppo voluminosa per un test così insignificante. Test superato.
Al diavolo la macchina. Non mi va di toccarlo. Non so cosa sia, né mi interessa saperlo. Non mi interessa niente di tutto ciò. Tutto bene? Al diavolo i tre requisiti. Sarò io il tuo volontario. Altamente inappropriato. Su cosa ti basi? Posso essere il tuo volontario o il tuo incubo peggiore. A te la scelta. Che tipo? Non vado granché alla mia salute. Mi resta poco. Se la tua macchina crede il contrario, sistemala. Matematicamente risibile. I suoi algoritmi funzionano con una tale precisione da sfidare la meccanica quantistica. Benché in realtà non sappia bene cosa diavolo sia la meccanica quantistica. Ok, soddisferò i tre requisiti. Questo laboratorio galleggiante costa un sacco di soldi. Chi ti passa la grana? Non ci arrivi? Fitz Randolph finanzia tutti i miei esperimenti. Fortuna che c'è ancora gente come lui. Le mie speranze di vita sono minime. Sicuro? Questo è sperimentabilmente dimostrabile, dimostrabilmente sperimentabile. Vedi quella macchina lì all'angolo? Meglio di te. Io non ho gli occhi gonfi. Che tipo? Ma è vero, non vedo proprio bene. Ieri ho perso i miei occhiali rossi. Vabbè, si tratta del vitometro. Determina, tramite il fiato, il tempo vitale totale rimasto del soggetto. Quanto gli resta prima di tirare le cuoia, giusto? Veramente positivo. Positivamente vero. Che mi dici del poeta? Poeti? Non si scherza mica. Torna su, che in alto fai una figura migliore. Ma prima di tutto senza doping. Anni, 5, mesi, 6, giorni, 12, ore, 9. 5 anni, 6 mesi, 12 giorni, 9 ore. Che macchina del cavolo. Il peggio è che dovrebbero rimanermi meno di 2 anni di vita finché Mosca mi accetti come volontario. Vabbè. Anni, 0, mesi, 0, giorni, 19, ore, 3. Beh, che mi dici adesso? 19 giorni di vita. Povero. Questo sì che è avere una speranza di vita minima, disse Mosca. Calmati. Ciò che conta adesso è arrivare all'incontro di venerdì. Che tipo? Allora, non mi manca niente, no? Hai superato il test. La società ti giudica inutile. Ti manca proprio un pelo per lasciarci le penne. Dan Murray, sei il volontario perfetto. Bene, all'opera! Rispose Dan. Dal momento che le cabine non funzionavano, il passo successivo di Dan era chiaro. Doveva inviarne una alla residenza della somma sacerdotessa Kromha. Tutto bene? Teletrasportarsi a 5 metri è da sfigati. È probabilmente vero e veramente probabile. Cosa proponi? Non posso lasciare in giro una cabina così. Il magazzino della villa.
Io posso entrarci. Lì sarà al sicuro. Ok. Ma pesa abbastanza. Stai parlando con Dan Murray. Rilassati. Io distraggo il tonto. Tu entri, lasci la cabina e poi sparisci. Ricevuto? Ricevuto, registrato, analizzato, compreso. All'opera. Impossibile, Dan. Non posso cancellare quel tatuaggio al chupacabras. E questo? È più piccolo. No, né piccolo né grande né... Eccolo. E adesso? Mi è venuta un'idea, dipingerlo come se fosse un sarcofago. Ma... no, non mi verrebbe mai bene. Non ci crederebbe nessuno, impossibile. Se me lo dicessero, non ci crederei. Tu, omaccione! Stai indietro, terrestre! C'è un sarcofago nel magazzino. Ma che? Ti ho già detto che l'hanno portato via, terrestre. E io ti dico che con quegli occhiali non ci vedi un tubo. Davvero? Davvero, neanche un tubo. No, parlo del sarcofago. Davvero? Chiama subito. Che lo vengano a prendere. Ecco, così, piano. E occhio a non graffiare le pareti. Bene. Eleonoro dice che ci metteranno un bel po' a portare la cabina del tempio. Ne approfitterò per preparare il prossimo assalto.